è stata presentata questa mattina nell'ex convento di San Francesco l'estate in città 2015 del comune di Pordenone. Dal 26 giugno fino al 31 agosto, musica, cinema, teatro, letteratura, arte, poesia, sport, incontri e laboratori di creatività saranno gli ingredienti dell'estate pordenonese. L'assessore alla cultura Claudio Cattaruzza illustra le iniziative. Avremo circa 300 appuntamenti che spazieranno in diverse direzioni e che sono a portata appunto di tutti, sia a diverse fasce d'età, sia a livello famiglia, sia a livello bambini. Non mancheranno inoltre iniziative di carattere solidaristico e quindi tutto ciò fa di questa estate in città un programma abbastanza completo e abbastanza compiuto. Si apre il 26 di giugno al Teatro Verdi di Pordenone con l'orchestra di Padova e Veneto, un concerto ormai tradizionale di musica classica in apertura. Poi ci saranno un omaggio alla musica dei Pink Floyd con l'unica cover band italiana legittimata dal gruppo inglese in piazza 20 settembre, poi avremo la Glenn Miller Orchestra nuovamente al Teatro Verdi, poi avremo sempre al Teatro Verdi una versione un po' strampalata della Traviata con Dario Vergassola e David Liondino, c'era poi ormai il tradizionale appuntamento con il Festival Blues che concluderà, diciamo, le diverse manifestazioni. L'augurio che faccio è che l'estate in città sia frequentata come lo è stata in questi ultimi anni e soprattutto che sia di gradimento per tutti i cittadini e quanti vorranno raggiungerci anche da altre località diverse da Pordenone.